Ciao ragazzi, buongiorno. Io mi sono appena svegliato e volevo farvi un po' il recap del giorno 1 di come è andato. Allora, il leveling è stato lungo, ci abbiamo messo una vita, sono morto un sacco di volte, è stata una delle volte in cui è stato più faticoso livellare e anche una delle meno divertenti e ho cominciato nella 3.14 dove le code erano tipo di 3 ore. Però subito finito il leveling è andato tutto bene, dalle mappe ho cominciato a godermelo un sacco e vi faccio vedere subito il mio personaggio. Ricordatevi che se volete vedere altri contenuti del genere, seguite il canale e mettete la campanella, così verrete aggiornati ogni volta che faccio un nuovo video. Allora, non edito niente perché non ho tempo, devo giocare, questo è il mio personaggio. Ho appena switchato a X-Plus Mine, prima usavo Pyroclast, adesso non ve lo fa vedere. Ma prima di iniziare a farvelo vedere, volevo parlarvi di King's March. L'ho usato un pochino, per ora ho alzato un pelino la taverna, la miniera, perché con la miniera lascio la gente andare che mi dà delle risorse, e poi ho fatto le spedizioni. Per adesso ho fatto solo quello. Guarda, ne è arrivata una. Vediamo come va. Mi dà delle rune che non posso ancora usare perché non ho lo smith. E devo dire che in questi oggetti, vedete, c'è anche roba carina. Tipo questi qua non sono brutti per niente. Due mini gem. Questi li posso lasciare lì? No, li devo prendere tutti, ok. E vi spiego come funziona. Allora, voi selezionate la crew che volete mettere. Selezionate il porto, io per adesso ne ho solo uno. Preparate lo shipment. Man mano che alzate le cose, questa barra rossa si alza e vi dice guarda che scusate, guarda che aumenta la difficoltà e più aumenta più è facile che perdano. Io la tengo un po' bassa perché non voglio che perdano e li mando. Questo è il tempo che ci vuole. La crew mi costa 20 gold all'ora. Se vedete il gold che costano le cose è pochissimo perché io al momento sono all'inizio delle mappe e ne ho 17.000 e ne ho 6.000 qua nello stash che serve a pagare. Ne ho 3.500, aspetta che ne aggiungiamo ancora un po', va. 5.000 che serve a pagare i miei worker. Allora, mi sta divertendo e sono appena agli inizi. La cosa che ho notato è che fare il contenuto in game nell'atto 9 mi dava circa 5-10 risorse, nelle mappe T1 mi dava 140 risorse. Quindi se volete un consiglio, non fatelo nell'atto durante gli atti, aspettate le mappe, fatelo lì, sembra 100 volte più efficiente. Allora, la build volevo farvela vedere. Giusto per darvi un'idea, sono agli inizi delle mappe, quindi non sono ancora tanto forte. Sto facendo la Chaos Recipe. Per adesso più che altro raccolgo. Allora, c'ho una T2 che non ho. Questa è una T2 difficile perché ha un sacco di roba. C'ha 60% physical extra cold. Non sarò fortissimo, ma queste sono le mie difese attuali con Purity of Element. Ho due pezzi che mi servono, il 5 Link che l'ho comprato e il Kikazaru. Mi manca ancora l'elmo, infatti senza l'elmo un po' di danni. Adesso oggi provvederò a sistemare l'elmo. Allora, rispetto al mio piano originale, abbiamo finito la campagna in 8 ore anziché in 6. Però, nonostante, cioè, a parte quello è successo perché siamo andati benissimo fino all'inizio dell'atto 2. Poi dopo abbiamo cominciato ad avere. Sta ancora livellando le gemme che ho appena cambiato. Dopo abbiamo cominciato ad avere problemi con i server, disconnessione, quest che non prendevano. Abbiamo perso veramente una marea di tempo in cose inutili. È stata veramente faticosa come leveling. Non c'ho altro modo per descriverlo. La build, come vedete, è una figata. Cioè, questi cosi qua che sparano ovunque, adesso non ci sono mostri. Ah sì, c'è un mostro vicino. Ho pochissimo danno single target perché al momento non ho una curse da mettere. Questo è un grosso problema. Perché avere almeno una curse sarebbe una figata.
Quindi sul single target facciamo pena, ma sul clear andiamo strabene. E appena riesco ad avere un po' di danno, siamo a posto. Sono ancora a livello 65, ho fatto una T4, il massimo che ho fatto, finito Kitava al 62. Allora è andato tutto bene, tranne il tempo che abbiamo perso, che alla fine eravamo veramente stanchi. Adesso se riesco vi faccio vedere vabbè, il boss non c'è bisogno, l'avete più o meno visto. Vado a farmelo dopo per conto mio. Ora destino, vado a farmelo dopo per conto mio. E questo è il punto, da adesso in poi facciamo un sacco di progressione. Questo è dove siamo arrivati. Facciamo un sacco di progressione e cerchiamo di finire l'Atlas oggi. Oggi giocherò a palla e se mi cercate, mi trovate su Twitch, se avete domande, cose da chiedermi, sono lì. Ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, anche se non è editato per niente, ma voglio giocare, cioè, non posso passare un'ora a sistemare il video, voglio giocare un sacco, mi sto divertendo un botto. Giuro, da quando sono arrivato alle mappe, mi sono divertito davvero un sacco. Una cosa che ho fatto, che non vi ho detto. Prima di andare a letto, ragazzi, convertite tutti i vostri Chaos in altra currency, comprate Divine, comprate Exalt, comprate Annul, comprate roba che non scende di prezzo. E basta. Per il resto, mettete mi piace, lasciate un commento se avete domande o qualsiasi cosa. Se volete supportarmi, potete trovare qua sotto il link per Ko-fi, oppure se preferite potete regalare uno stash alla Gilda, che così farà comodo a tutti. E nella Gilda io oggi man mano inizierò a mettere le mappe quando salirò un pochino di tier, quelle che non servono, fatelo anche voi. Man mano che salite di mappe, cioè avete un sacco di mappe basse che non vi servono, buttatene un po' in Gilda, così fanno comodo agli altri. E noi ci vediamo su Twitch al prossimo video. Ciao!